Nonna a voce sola è la rassegna di poesia, arte e filosofia che si svolge nel cuore del centro storico di Mondolfo. Più precisamente ci troviamo nei giardini della Rocca. Ospite d'eccezione di questa serata è la giornalista Tiziana Ferrario, che parlerà di Orgoglio e pregiudizi, un libro che parla appunto delle donne americane e del loro accesso al mercato della felicità. Insieme a voi andiamo a scoprire nel dettaglio di che cosa si tratta. La rassegna Non a voce sola è nato come un percorso di conoscenza all'interno del pensiero femminile ed è divenuta negli anni il luogo di dialogo tra i generi. La rassegna è stata ideata e promossa e realizzata da Oriana Salvucci, che chiamerei per l'introduzione. Buonasera, benvenuti, grazie per la pazienza, siamo leggermente in ritardo. Io ringrazio il Comune di Mondolfo che fin dall'inizio ci ha accolto con un afflato particolare e chiamerei il sindaco per l'apertura della serata. Accogliamolo con un bel applauso, grazie. Buonasera a tutti, grazie Oriana e grazie per essere qui. Non a voce sola ormai è una rassegna che va avanti da diverso tempo, che ospitiamo qui a Mondolfo da diversi anni e per noi è davvero un piacere. La collaborazione è sempre molto importante con le istituzioni e devo dire che con voi, con la vostra associazione, il vostro gruppo, abbiamo creato un rapporto che è un rapporto davvero di amicizia. È testimoniato anche dal fatto che quest'anno ci sarà anche un evento in più di Non a voce sola, quindi ci fa piacere che Non a voce sola arricchisce due volte il nostro calendario degli eventi estivi. E Oriana, ti ringrazio per gli ospiti che in questi anni ci hai portato e quest'anno abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi Tiziana Ferrario, quindi la ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale per la sua presenza. È davvero Buonasera. Un onore per noi. Buonasera, averla qui. È un piacere mio essere qui, veramente. Per noi è un piacere perché Non a voce sola rappresenta una rassegna che ci permette anche di anticipare, di portarci a quello che è il percorso del coraggio del Premio Nazionale Il Coraggio delle Donne, che abbiamo ideato nel 2018 e che nel 2020 ci sarà la seconda edizione, quindi anticipiamo un po' questo percorso che poi faremo nel 2020. Grazie ancora Tiziana per essere qui con noi. Niente male, cioè giovane. Non esageriamo. Mi fa sempre piacere quando vedo dei giovani che si impegnano nella propria comunità, perché è importante, perché è un testimone che mi viene dato e quindi buon lavoro. Grazie mille. Diversi anni il Comune di Mondolfo ospita la rassegna Non a voce sola. È una rassegna a cui teniamo molto, sono ormai diversi anni, c'è una bella collaborazione con Oriana e tutto il suo gruppo e lo facciamo per arricchire quello che è il calendario degli eventi estivi di Mondolfo e Marotta e promuovere la cultura della parità a cui teniamo davvero tanto, quindi valorizzare quello che è il ruolo della donna all'interno della società, quindi parlare dell'universo femminile. Come amministrazione comunale ci siamo impegnati molto in questo negli anni, anche ad esempio con il premio nazionale Il Coraggio delle Donne, con cui ha collaborato anche la rassegna Non a voce sola. Ho preparato una piccola introduzione che permettetemi di leggere, altrimenti praticamente diciamo un lavoro che non ha senso, che è un po' il quadro del lavoro che abbiamo fatto praticamente in questi 10 anni, però sarà molto breve, quindi non sarà una cosa troppo diciamo noiosa. Non a voce sola torna all'origine con un fil rouge al mercato della felicità, che è la sintesi e il distillato di tutti i fil rouge dei 10 anni della rassegna. È come se il desiderio, l'impossibile, l'ordine simbolico, il corpo politico delle donne, la genealogia al femminile, la forza delle donne, la potenza delle donne trovassero compimento. È un modo per ribadire la centralità del desiderio, dell'anelito di colui che cerca e che, come la filatrice innamorata,
si mette in fila. Non importa l'inadeguatezza dei mezzi, l'importante è tentare e non smettere di contrattare. La realtà non è indifferente al desiderio. Un desiderio grande e la percezione della propria inadeguatezza spiega bene il percorso di Non a voce sola. La rassegna è una scommessa vinta al mercato della felicità, è il non aver arretrato di fronte alla inadeguatezza e, come dice la filosofa Luisa Muraro, l'essersi messi in fila perché amici e nemici avessero potuto dire anche loro ci hanno provato. È su questa scia che si pone il luminoso libro di Tiziana Ferrario, Orgoglio e pregiudizi. Fin dal suo titolo riecheggia la genostine di Orgoglio e pregiudizio. Un libro che riafferma la necessità di una riscossa delle donne, un cammino per il cambiamento culturale in cui le donne siano catalizzatrici di un mutamento per una umanità più giusta, più solidale, più umana. Iniziare dai diritti delle donne, perché la prima di tutte le oppressioni, come diceva Marx, è quella dell'uomo sulla donna. Tutte le grandi rivoluzioni hanno cambiato modelli sociali, comportamentali, culturali, ma non è mai mutata la condizione della donna, se non dopo lunghe e faticose lotte. Tiziana Ferrario. Dovrei dire qualche cosa adesso? Io direi che potremmo iniziare con una domanda, cioè su questo libro che ho definito, a mio avviso, luminoso ed epifanico, nel senso che comunque è un'esortazione al risveglio delle donne in qualche modo. Ma allora, io buonasera, perché io ho scritto, voi mi avrete visto tanti anni a fare il telegiornale, a fare l'inviata di politica estera. Non mi sono mai occupata di questioni femminili, però c'è stato un momento in cui ho detto no, bisogna che io scriva quello che sto vedendo, perché ero in America, gli ultimi anni li ho vissuti in America facendo la corrispondente per la RAI e ho avuto, la considero una fortuna, di seguire anche l'ultima campagna elettorale per la Casa Bianca, perché è stato una campagna elettorale storica, no? Perché soprattutto per i due candidati non c'era mai stata una donna che era riuscita ad arrivare a farsi dare la nomination per la Casa Bianca, Hillary Clinton, non c'era mai stato un personaggio così particolare come è l'attuale presidente degli Stati Uniti, cioè Donald Trump, non era organico a un partito, un miliardario famoso per il suo programma televisivo, i suoi grattacieli con la scritta Trump Tower, no? Quindi era veramente una situazione che senza precedenti ed è stata anche una campagna piuttosto violenta in cui sono volati insulti e anche parole abbastanza volgari e pesanti per le donne. E è successo che a un certo punto le donne americane hanno incominciato, non tutte ovviamente, ma parecchie, hanno incominciato a preoccuparsi perché vedevano che la Clinton veniva trattata molto male da Trump, ma soprattutto vedevano che tutta una serie di diritti che erano stati dati per scontati in realtà non lo erano per niente scontati, anzi rischiavano di essere persi. Per cui le donne hanno incominciato a dire che tutto questo non andava bene, hanno incominciato ad alzare la voce e lo hanno fatto in vari modi. Le donne anche famose, che tutto sommato erano arrivate ai vertici delle loro carriere, eppure si sono esposte e hanno detto quello che non andava bene. Lo hanno fatto campionesse del tennis come Serena Williams, lo hanno fatto attrici famose. E tutte donne che comunque, tutto sommato, non avevano bisogno di manifestare una difesa di diritti. E i giornali hanno incominciato anche loro a incuriosirsi su questo, per cui non più nelle pagine di pettegolezzo o di colore si vedevano le prese di posizione di queste donne famose, ma si vedevano nelle pagine degli editoriali, perché loro scrivevano. Per cui io a un certo punto ho detto, ma forse è il caso che io le racconti quello che sta succedendo, perché per il telegiornale dovevo raccontare la campagna presidenziale, i dibattiti, la parte più ufficiale, però vedevo che comunque stava succedendo qualche cosa tra le donne
E quindi ho detto va bene, io lo voglio raccontare perché spero che questo sia utile anche agli italiani, non alle donne italiane. Io l'ho scritto il libro pensando anche agli uomini, perché nel mio libro, è un libro che con molti dati, con molti grafici, non ci sono teorie, sono tutte cose da cronista che ti racconta qual è lo stato delle cose guardando le statistiche. E le statistiche ti dicono tutta una serie di cose molto utili per le economie dei nostri paesi, per esempio. Quindi c'è anche un taglio un po' economico, che non è il taglio di dire bisogna dare i diritti alle donne perché così poi anche le donne hanno la loro parità. No, non è questo. Cioè quello che emerge è che conviene a tutti lavorare sulla parità. Ed è quello che ormai dicono tutti gli economisti. Di recente Christine Lagarde, che è stata appena nominata alla BCE e che ha guidato il Fondo Monetario, ha detto che se la maggior parte delle nazioni lavorasse di più per raggiungere la parità nelle società, alcuni paesi addirittura potrebbero avere un aumento del PIL del 35%. È tantissimo. Cioè la Banca d'Italia 2 anni fa ha detto che se noi avessimo più parità il nostro PIL aumenterebbe del 7%. Allora noi siamo un paese, lo sappiamo perché tutti i giorni ce lo raccontano, che ha pochissima crescita, pochissima. Siamo alle prese con l'Unione Europea, che adesso per fortuna non ci ha punito con la procedura di infrazione, ma chissà cosa succederà con la manovra economica che dobbiamo fare. Ecco, non si parla mai di parità. Cioè la crescita non viene mai collegata alla parità, eppure tutti gli economisti ci stanno dicendo queste cose. Giunto al decennale, un non a voce sola si è manifestato qui all'interno dei giardini della Rocca di Mondolfo. Sono in compagnia con l'ideatrice, ovviamente un'apertura in grande stile con una grande giornalista. Sicuramente Tiziana Ferrario, quest'anno come tu ricordavi è il decennale, quindi mi corre l'obbligo di guardare questo lungo percorso oramai al suo 10° anno. Il fil rouge della rassegna è al mercato della felicità, che è un po' la sintesi di tutti i fil rouge che abbiamo affrontato praticamente nei diversi anni. È un cammino che è nato come un percorso di conoscenza all'interno del pensiero femminile ed è diventato negli anni poi il luogo del dialogo fra i generi. Sicuramente il libro epifanico di Tiziana Ferrario ben si inserisce nello spirito della rassegna. È un libro che per l'ennesima volta parla della necessità di un risveglio delle donne, della necessità di non considerare i diritti acquisiti come diritti per sempre, ma ancora da consolidare. Quali saranno i prossimi appuntamenti in programma della rassegna? Allora, abbiamo praticamente un lungo percorso ancora da fare, siamo al secondo appuntamento, siamo l'11 di luglio a Numana, il 17 di luglio siamo di nuovo qui a Mondolfo con Riccardo Iacona alle 21:15 ai Giardini della Rocca. Saremo il 7 agosto a Montecosaro con Loredana Lipperini e Lucia Tancredi al Palazzo Comunale e poi il 5 di settembre con Barbara Alberti e Antonella Brenner a Porto Sant'Elpidio e poi continuando praticamente il 12 saremo a Porto Recanati. Il 20 siamo a Sant'Elpidio a Mare, il 26 a Montegranaro, il 28 chiudiamo a Macerata, però penso di aver lasciato numerosi appuntamenti, abbiate pazienza. Io spero, ecco perché dico che è un tema che riguarda anche gli uomini, perché avere più benessere, avere delle donne che lavorano di più, che riescono a stare nel mondo del lavoro e riescono anche a fare carriera, non significa togliere qualcosa agli uomini, ma significa dare di più alle proprie famiglie, significa aumentare i consumi, significa dare benessere. E quindi io ho cercato di raccontarlo proprio perché secondo me
Noi come paese non ne siamo abbastanza consapevoli, le donne per prime non ne sono consapevoli, ma anche gli uomini, perché è un tema, quello della parità, che, sul quale pochissimi uomini si stanno esprimendo nel nostro paese, non è così in altri. Io ho magliette, vedevo Obama in più occasioni che diceva I am a feminist, ci credo, ma non perché cioè, era femminista così, come un'idea del femminismo che noi abbiamo di tanti anni fa con le proteste, le battaglie delle donne che ci hanno consentito di avere tutta una serie di diritti che oggi noi abbiamo. No, era proprio credere nel fatto di avere le stesse opportunità. Lui più volte parlava delle sue figlie e diceva io voglio che le mie figlie possano realizzare i loro sogni, è per questo che sono un femminista. E oggi ditemi se c'è un politico in Italia che ha il coraggio di dire queste cose. Io non ne sento uno. C'è stata una campagna a Milano, fatta tipo 2 anni fa iniziata, che si chiamava Mettiamoci la faccia, ed ha iniziato il sindaco e poi hanno iniziato alcuni calciatori famosi del Milan, mi pare, dell'Inter, e poi dei cantanti, e si sono esposti un po' dicendo mettiamoci la faccia, era contro la violenza alle donne, era a favore dei diritti delle donne, ma molto sottovoce, no? C'è una grande paura degli uomini nel nostro paese a esporsi su questi temi. Eppure insomma avete delle figlie, delle mogli, delle mamme, delle fidanzate, cioè se questa battaglia non si fa insieme, non si va da nessuna parte e continueremo a essere una società traballante, zoppicante, dove non si sta molto bene e dove non c'è abbastanza crescita. Quindi io cerco di guardare anche alla crescita con un angolo di visione diverso da quello che abbiamo avuto finora, perché io non sono un economista, ma ci credo a quello che dicono gli economisti e quindi dico ma proviamo a lavorarci su questi temi. Un rapporto che si consolida sempre di più, quello tra il comune di Mondolfo e la rassegna, tant'è che avete deciso anche di raddoppiare gli appuntamenti. Sì, quest'anno per la 10ª edizione di Non ho voce sola abbiamo deciso di, insieme ad Oriana, di organizzare ben 2 serate. La prima che si è svolta questa sera con un grande afflusso di pubblico, siamo molto felici di questo, serata speciale con Tiziana Ferrario. La seconda serata il 17 di luglio con Riccardo Iacona, quindi l'intenzione era proprio quella di ampliare l'offerta. Il 21 gennaio del 2017, il giorno dopo l'insediamento di Trump alla Casa Bianca, c'è stata una pagina di storia in America. Milioni di donne hanno marciato nelle città americane e 1 milione è andata a Washington a manifestare contro il presidente. Non era mai successo. Io ho intervistato una delle organizzatrici nel libro, una ragazza giovane, che racconta come è potuto accadere tutto questo ed è veramente affascinante, no? Perché è successo proprio su una base volontaria, perché le donne si sentivano molto a disagio all'idea che alla Casa Bianca fosse arrivato Trump e quindi hanno marciato e addirittura i curatori dei musei di Washington si sono resi conto che stava succedendo qualcosa di mai visto, hanno mandato fuori i loro ricercatori a raccogliere pezzi di quella marcia, simboli, no? Perché hanno capito che quei pezzi di oggetti che appartenevano ai manifestanti dovevano essere conservati nei musei, perché un giorno sicuramente ci sarebbe stata una mostra su questa marcia, no? Che era una pagina di storia. Però le donne di tutte le generazioni e anche con gli uomini che hanno marciato quel giorno poi non si sono più fermate. Dico che si vede anche adesso, perché a novembre ci sono state le elezioni di medio termine in America. In quei 2 anni, ogni 2 anni si vota là, perché il Parlamento, la Camera, così, si rinnovano, non tutti insieme, si rinnovano a blocchi, per cui ogni 2 anni c'è un rinnovo di pezzi del Parlamento, del Congresso. E,
A novembre, in 2 anni, le donne si sono preparate per fare politica e a novembre sono entrate tantissime donne alla Camera, ma donne giovani, anche appartenenti a minoranze, donne di colore. C'è una parlamentare di cui avrete sicuramente sentito parlare, che si chiama Alexandria Ocasio-Cortez, che sta un po' rivoluzionando l'immagine anche delle parlamentari democratiche a Washington, e ha una storia incredibile ed ha un seguito incredibile sui social. Lei faceva la cameriera, aveva studiato, però veniva dal Bronx, e quindi una ragazza non particolarmente ricca e non di una famiglia privilegiata, è riuscita a farsi eleggere e oggi è alla Camera del Congresso americano e continua a far parlare di sé, perché ha anche dei progetti interessanti nel suo programma politico. Questi 2 anni, da quando è stato eletto Trump al novembre scorso, sono serviti alle donne per prepararsi e fare politica, e poi sono state elette anche a livello locale, nei parlamenti locali e anche come sindache. Quindi c'è una grande trasformazione anche dello scenario politico americano, e infatti adesso, sapete, l'anno prossimo si rivota per la Casa Bianca, Trump ha detto che si ricandida. E in casa democratica ci sono 23 candidati, tantissimi. Ed ecco che siamo con l'ospite d'eccezione di questa serata, Tiziano Ferrario. Ovviamente presenta questa sera un suo libro, e come è nata l'idea? L'idea del libro è nata durante il mio periodo da corrispondente negli Stati Uniti. È un viaggio tra l'America e l'Italia, raccontando il risveglio delle donne durante questi anni di presidenza Trump, e c'è anche un po' la voglia di dire alle donne italiane: svegliatevi. Un libro scritto anche pensato per gli uomini, soprattutto anche per il concetto di parità. Ma la parità si raggiunge solo quando anche gli uomini capiranno che è un vantaggio per loro. Ormai lo stanno dicendo tutti gli economisti, che lavorare sulla parità, rendere le nostre società più giuste ed eque, fa aumentare il nostro PIL, aumenta la crescita economica dei paesi, e quindi è un vantaggio anche per gli uomini. Capire questo significa fare un passo avanti. Un libro appunto che parla delle donne americane, soprattutto all'accesso al mercato della felicità. Che cosa si intende? Ma diciamo che le donne americane stanno cercando di far sentire la loro voce. È chiaro che più sei autonomo, più sei indipendente, più riesci a fare carriera, sei anche più felice. Mi piacerebbe avere da lei un consiglio su come, non lo so, cercare di impegnarci in questo senso a favore della parità di genere. Ho partecipato a degli incontri della Commissione delle Pari Opportunità, che fa un lavoro veramente bello e che mi è servito tanto, però ecco, un consiglio da lei. Continuare a partecipare, e partecipare in generale, non pensare di poterlo fare da sola, perché questa non è una cosa che si fa da sole. Bisogna fare, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, cioè bisogna farlo insieme. Perché altrimenti da sola rischi di avere anche delle frustrazioni, delle delusioni. Cioè devi trovare delle persone che la pensano come te e lavorare con loro, perché questo è un tema che va portato avanti insieme. E poi, visto che appunto sei giovane, fai sentire la tua voce. Cioè le donne che sono venute prima di noi hanno fatto delle grandi battaglie, ci hanno consegnato dei diritti, quei diritti bisogna continuare a difenderli, perché guarda che si perdono facilmente i diritti. Cioè a me è capitato di girare in posti nel mondo dove all'improvviso sono scoppiate guerre, ci sono stati cambiamenti politici, e quello che sembrava impossibile è accaduto. Ora, noi non siamo in questa situazione, ma è molto facile fare passi all'indietro e perdere diritti che si pensavano così normali, acquisiti, ormai non più da discutere. Quindi bisogna sempre essere molto vigili. Io ti vedo un po' in controluce, non vedo quanti anni hai, ma le ragazze che oggi hanno attorno ai 30 anni,
non hanno neanche vissuto grandi battaglie, no? Non sono stati i miei anni, gli anni di chi ha preceduto e c'è stato prima di me. Quindi è anche facile, più facile pensare che non serva più di tanto impegnarsi. E invece no, cioè questi sono anni in cui bisogna impegnarsi, bisogna sempre impegnarsi, ma in una fase in cui i giovani fanno più fatica a prendere in mano le redini di questo paese, bisogna impegnarsi, perché è un paese che invecchia, è un paese che non ha ricambio, e quindi chi oggi è giovane deve cercare di cambiare le cose. Grazie. Io dico che potremmo salutare praticamente Tiziana Ferrario, la ringraziamo per il suo intervento, per la sua presenza, e vi esorto, io l'ho letto il libro ed è veramente epifanico, a comprare il libro di Tiziana Ferrario, e penso che sia disponibile magari anche ad apporre qualche autografo.